tu che cercavi comprensione, sai comprensione, sai. Ti trovi in competizione, sai competizione, sai. Io ho saputo che i ragazzi sono tutti avanti, è vero, non è vero? Siete così giovani pure voi. Fantastico. Bentrovati. Vi voglio guardare innanzitutto. Ho bisogno di guardarvi. Perché è come se riuscissi a vedere me con un professore che mi è piaciuto, che mi guarda e mi ha fatto in bocca al lupo per il futuro, no? Io ho avuto la professoressa di filosofia che è stata meravigliosa da questo punto di vista, un'insegnante ottima, brava veramente, perché ci valorizzava, ci sapeva spiegare una materia bellissima che è la filosofia. Non so quanti di voi fanno filosofia a scuola, vediamo, alzatevi una mano, uno, due, o che hanno fatto, perché so che ci sono universitari, vediamo, vi è piaciuta quella materia, è bella, è vero, è bella perché, e insomma, attraverso, forse la filosofia è molto vicina anche a me, perché io sono in questo cammino che sto facendo personalmente da insegnante, insomma, da prof, molto legato al ruolo, si direbbe il ruolo educativo dei professori, che sembra una fesseria, invece è una cosa importante. Perché oltre che il teorema, il teorema di Pitagora, piuttosto che i principi della dinamica, noi innanzitutto dobbiamo spiegare che cosa significa diventare adulti. Quanti di voi fanno l'università al momento? Fanno o hanno fatto, quindi un po' più grandi. Perfetto, sembrano 50%, 50%. Scuole superiori? Ok, siete veramente tutti più avanti, così? Io tutti più avanti, ok. Allora, state attenti che c'è un passaggio importante dalle scuole superiori all'università. E me lo sapranno dire gli universitari. Vediamo se è vero. Alle scuole superiori è tutti insieme appassionatamente. All'università sta pacchia finisce. Ho ragione oppure no? Chiedo agli universitari. Cioè gli esami, tu aiuta a me che io ti aiuto a te, facciamo a metà, vediamo a uno, oppure ti vai, studi, fai l'esame, tu vieni promosso e l'altro invece torni la prossima volta. E le vostre strade si dividono. Si dividono. Io ho avuto la fortuna di aver preparato un sacco di esami universitari con un mio compagno, con Francesco Zaza, che ha studiato fisica con me, ci siamo laureati insieme. È stata una cosa molto bella, una fortuna. Quello forse mi ha insegnato anche il fatto che anche quando fai le cose con sacrificio, se hai la compagnia di qualcuno con cui mangiare qualcosa, studiare, ripetere insieme, è una gran cosa, una cosa che fa molto bene. Vabbè, io però sono qua, ripeto, non sarà stato per far monologo, per dire queste cose qua, intanto per farmi i miei migliori auguri. Sentivo prima 110 lode, sentivo numeri, sentivo voti. Voi sapete benissimo che cosa penso dei voti. C'hai 110 lode? Fantastico, meraviglioso. Da lì inizia la sfida. C'hai 100? Fantastico, meraviglioso. Da là inizia la stessa sfida. C'hai 90? Fantastico, meraviglioso. C'hai due complimenti in meno. Ma da lì inizia la stessa identica sfida. Cioè il voto è il priscio, si dice priscio, in Puglia si dice il priscio. Cioè qua il pugliese qua è entrata, alzate la mano i pugliesi, dai, bellissimo, fantastico. Il priscio è quella cosa che ti dà la felicità, ma un attimino solo. Poi è vero signora, poi già arrivano i problemi. È così, pure il pesce, poi subito arrivano i problemi. È così. Perché alla fine è una costruzione giorno per giorno. Molto spesso ti fermano e mi dicono, come sei fortunato tu che. Io dico scusa, fortunato perché? Ma te, io non sono fortunato. Cioè io quello che ho fatto me lo sono costruito con grande sacrificio e arrivati a questo punto.
non mi sento proprio né fortunato né arrivato, perché ogni giorno è un mettersi in discussione, sempre, costantemente. Qual è lo scienziato che ti piace di più? Così, ma per curiosità, cioè, perché vi devo dire una cosa su uno scienziato in particolare. Qual è lo scienziato che vi ha colpito di più a scuola? Per una cosa può essere, per una scoperta oppure per una cosa che vi è stata raccontata di questo scienziato, via le telefonate. Non sono aperto a loro, anche agli adulti. Tesla, vai. Poi? Perché, scusami, dimmi perché? Perché era escluso dalla società. Bravo. È vero, ti chiami? Lui è stato uno che Edison era quello commerciale, Edison era quello furbo, Tesla era quello che aveva le idee e poi se le faceva fregare. Insomma, è vero, però uno spirito meraviglioso e un grande visionario. Grazie per Tesla. Chi altro? Un altro che ti viene in mente, non so che... Ok, perfetto, perché? Ok, benissimo, ok. Altri? Anche i signori, le signore, signora. La signora con la sciarpa, da dove posso scegliere? Sento con la sciarpa. Aspetta. Sentiamo la signora con la sciarpa. Ebbene, perché se è vero, scusa, che ho 2 milioni di followers, vuol dire che non mi seguono soltanto gli studenti, scusate. Lo so. Ma nell'aereo mi ha fermato un signore che ha detto, io studio fisica iniziale, cioè 65 anni. Avete visto un interno a studiare, la posso interrogare? Ha detto no. Pensa al nome di uno scienziato, di una cosa che ti ha colpito, pur che non è uno scienziato, non fa niente, però dimmelo. Secondo te, Einstein, e non è scontato dire Einstein, perché? Fantastica, perché non so, per lei è uguale a mc quadre, c'è la linguaggia, c'è la cosa della linguaggia, c'è l'anticonformista, ancora, quindi è un altro scienziato. Galileo, bravissima, fantastico, altro, e perché? Ditemi sempre perché, per curiosità. Per il telescopio, perché diciamo che Galileo Galilei è partito più dal concetto di cannocchiale. Che lui c'è stata una grande evoluzione, strumenti che utilizziamo ancora oggi, telescopi che portiamo nello spazio per osservare fino in fondo. Dimmi, Pitagora, perché? Grande Pitagora, tra l'altro grande matematico e grande osservatore musicale, ovvio Samma, Pitagora era un curioso della musica. Io quando studiavo una cosa che mi dicevano sempre. E che, già per me era difficile, studiavo in conservatorio e liceo. Scusate, quanti di voi giovani fanno sport a livello agonistico? Alzatemi la mano, quindi tante ore spese. Ah, 1, 2, 3, ce ne sono un po'. Perfetto, velocemente che cosa? Scusami? Ciclismo. Basket. Poi? Calcio. Quante ore a settimana se ne vanno per dedicarvi a questa, che non è sicuramente solo una passione, per curiosità? 12, ok, quindi sono allenamenti, eccetera, perfetto. Lo sport, quanti di voi studiano musica? A livello anche, non solo studiare, ma anche suonare. Io all'età vostra mi ficavo nelle cantine, sì, e suonavo. A 16 anni, già volevamo fare un attimo. In chiesa, andavo a fare il matrimonio, andavo a suonare perché c'è un zio prete. E faccio il matrimonio, capite? Sono anche a proprio 10.000 lire. Quanti di voi fanno musica? Vediamo. Non alza la mano, di là, ok, di qua. Strumenti così per curiosità? Chitarra? Pianoforte? Dimmi. L'alza. Voce, canto lirico, pop, flauto attraverso, di là, ok, perfetto, batteria. In conservatorio qualcuno di voi? Wow, no. Quindi diciamo studiate privatamente, ok,
Perché faccio queste domande? Vi ricordate che vi chiedevo dei fisici prima? I grandi fisici sono state persone che si sono arricchite durante la loro vita di cose differenti. Hanno allenato le cosiddette sette intelligenze. Quando pensiamo a Leonardo come il genio, Leonardo era il genio. No, non era un genio. Era una persona che ha usato il cervello un pochettino di più rispetto agli altri. Quello era Leonardo da Vinci. Era curioso, esplorava l'arte, la fisica, le costruzioni, apriva i cadaveri. Non era uno che già perché voleva studiare la bellezza del corpo umano da dentro e voleva capire la meccanica del corpo umano. Poi si è dedicato a ricostruirla, questa meccanica. Era un curioso. E che cosa ha fatto nella vita Leonardo? Ha lavorato alla Checco Salone al posto fisso. No. Leonardo ha accettato tante sfide diverse nella vita. Ha diventato capolavori, ha brevettato, ha pensato, ha disegnato, ha osservato. Non ha pensato al posto fisso, che non è il vostro obiettivo, io lo so. Vi prego. Alle mamme, non fate come ha fatto mia madre. Quando mio fratello, io ho 45 anni, mio fratello ne ha 40, 41, quindi insomma siamo un attimo una generazione un po' più su. Quando mio fratello ha cominciato a lavorare per l'IBM, allora si laurea, IBM Milano, IBM Dublino, IBM Barcellona, perché lui non voleva stare in Italia, parte da questo presupposto, ok? Quando ha detto a IBM Barcellona o mi mandate negli Stati Uniti o io mi licenzio, a mia madre, dopo due settimane hanno detto dall'IBM, perdonami, ti ho fatto fare Milano, Dublino, Barcellona, non c'è un posto negli Stati Uniti. Ha detto che okay, questa è la mia lettera di licenziamento, di dimissione, mi dimetto. Mia madre, ma sei pazzo? Com'è? Il posto fisso nel 2023 non deve esistere nella vostra testa, perché voi avete davanti a voi l'opportunità di non farvi fregare dal posto fisso, perché il posto fisso è una prigione, è la prigione dell'anima e della mente. C'ho il lavoro, c'ho le mie 1500 euro, smetto di pensare, smetto di sognare. Io non vi auguro il posto fisso, non ve lo auguro. Anzi, vi auguro che quando avrete il posto fisso, quel giorno stesso dico scusa, abbiamo sbagliato, licenziamo, fuori. Così ti prende, ti viene antipatico, ti viene, dice, il posto fisso ce l'ho qua. E allora, quello sport di cui ti chiedevo, quella musica di cui ti chiedevo, quella capacità di parlare English, Chinese as your second language, that's gonna be your opportunity to do something instead of working for 40 years somewhere. Ci sono. Quella sarà l'opportunità di trovare altro, anziché stare là 40 anni a fare il posto fisso. Meraviglioso che Consalone, quando ha fatto Covato, ha lanciato un messaggio, speriamo che l'abbiamo colto, almeno speriamo che l'abbiate colto voi. A che serve questa cosa? Il Covid ci ha insegnato una cosa, è vero che abbiamo fatto il passo indietro adesso, ma il Covid ci ha insegnato che seduti dalla vostra scrivania, un domani, con la conoscenza di qualche lingua, con qualche abilità in più rispetto agli altri, quella sportiva, quella creativa, quella musicale, ecco perché dico, vedete, le diverse intelligenze sono diverse opportunità di lavoro. Non vi fate mai dire, ah, siccome tu per esempio, cosa studi per il nome? Irene, cosa studi al momento? Quindi sei già all'università, hai finito?
cioè sia il quinto anno. Allora, Irene, non pensare mai che, dato che stai studiando risorse umane, tu diventerai necessariamente, lavorerai necessariamente per le risorse umane. Io ti ho detto quanti anni fa? 23, signora, 23. Io ti invito a 23 anni a spingere sulle lingue, a impararne altre, a metterti in contatto col mondo. Non lo sai, Irene, non lo sai che succederà tra la vita tua. La laurea è un pezzo di carta. Non vi fate fregare dall'idea che quel pezzo di carta vi darà il lavoro, perché non ve lo darà. Non ve lo darà. O meglio, diciamo così, non necessariamente vi darà quel tipo di lavoro. Voi perché vi dovete incasellare da qualche parte? Che senso ha questa cosa? Incasellarsi. E come che dico, quante più opportunità avete, quante più intelligenza avete sviluppato, tante più possibilità avrete in futuro. Questa è una cosa sulla quale dovete riflettere. Io da insegnante ho il dovere di farvela notare. I genitori, da genitori, hanno il diritto dovere di parlarne con voi, perché io non voglio dire a nessuno: tuo figlio vuole fare l'artista, ah sì, che faccia l'artista. Però Elisa, quando non era Elisa, andate a cercare su YouTube Elisa Karaoke, andate a vedere. Fiorello faceva una trasmissione, voi non me la ricordate, che si chiamava Karaoke, te la ricordi, signore? Faceva sta trasmissione, salivano le persone sul palco, salivano sul palco e cantavano. In mezzo a queste puntate, ad un certo punto, vedi entrare Elisa. Picco. Non si capisce, ma la vedi là, quella è Elisa, eh? Però quella c'ha un'idea in testa. Andava con la chitarra sotto le case discografiche. Suona, manda provini, Finché Caterina Caselli l'ha presa sul serio, una volta serve quella cosa. Non si tratta di culo, si tratta di insistenza, determinazione e voglia di raggiungere un sogno. Non è culo. Quello non è culo. Culo è provarci una volta, avere un no e dire vabbè, ci ho provato, non mi è andata a culo, non fa niente. Posso dire culo? Sì, ho detto già 4 anni. Quello sarebbe fortuna, no? Uno ci prova una volta. Se non insisti, e se veramente quello è il tuo sogno, non ha senso portarlo avanti. Per dirvene un'altra, io ieri sera ero a Roma, Teatro Brancaccio, sono stato ospitato a vedere uno spettacolo che vi invito a vedere, si chiama Geni questo spettacolo. Qualcuno l'ha visto? No, approfitto per dirvelo, tanto non è uno spettacolo mio, sono stato soltanto ospitato. In questo spettacolo si racconta di un gruppo di ragazzi in scuole superiori e si racconta che tra questi ragazzi c'era uno che voleva diventare una drag queen. Che cosa strana, che cosa weird, diventare una drag queen. E qual è il problema? Se quello è il tuo sogno, se tu veramente vuoi diventare quello, perché non diventare? Negli anni 80 chi sognava di diventare una drag queen veniva portato in prigione. Ah, sapete questa cosa? Veniva portato in prigione perché venivano interpretati come deviati. E per qualche motivo, se tu porti in prigione qualcuno è perché si è commesso un reato, sbaglio o no? E che reato aveva commesso quello? Che stava su un palco a cantare una canzone e invece di mettere su un pantalone si è messa una cosa. Cioè, voglio dire, il sogno è una cosa tua, dipende da chi tu ti hai su quel sogno. Non devi avere dubbi se il sogno è vero, lo devi portare avanti. Una cosa che mi hanno detto i miei genitori sempre, mi hanno detto sempre: Vincenzo, fatti una cultura, studia, apprendi. L'apprendimento ti farà capire come realizzare i tuoi sogni. Molti ragazzi mi chiedono: quando hai capito che cosa volevi fare? E io rispondo: difficile da dire. L'ho capito però studiando, no? Studiando ho capito quali erano i miei talenti, come potevo sviluppare i miei talenti. E un'altra cosa che mi ha detto sempre mio padre, continua sempre a dirmela: Vincenzo, fattela con le persone migliori di te, perché le persone migliori di te avranno sempre qualcosa da condividere con te, qualcosa da insegnarti, qualcosa da dirti, e tu migliorerai la tua condizione.
Questa, diciamo, io, siccome quando mi trovo davanti a un pubblico di giovani non c'è niente da fare, scatta quella molla di, ripeto ancora una volta, rivedere me seduto là quando ero all'assemblea d'istituto, che c'era quello spettacolo sul palco, lo vedemmo in francese, en attendant Godot, waiting for Godot, aspettando Godot, lo conosce, che può succedere con lo spettacolo? Aspetta, e Godot arriva. Questo è il modo di non vivere la vita. Non aspettate gli altri. Non aspettate il sì degli altri, costruitevelo voi quel sì. Io, la prima lezione che ho messo in YouTube quando l'ho fatto, e non è che mi dicono bravissimo, adesso tutti mi dicono bravo, ma bravo cosa? Non bravo niente. Io ho avuto una visione, cioè una vision, ho detto questa è una cosa meravigliosa. Fa esprimere il mio mestiere di insegnante, che io ho scelto quello che voglio fare, prima di tutto, no? Perché mi diverto. E poi è successo quello che è successo, con molta calma, ho interpretato piano piano i segnali, ok? E questa è stata una cosa fondamentale. In quello spettacolo che io vedevo, questi ragazzi che aspetta, e questo punto non arriva mai, e passa una vita. Ecco perché vi dico, tutti i segnali della vita ti insegnano qualcosa, ti porti a casa qualcosa. Un'altra cosa che mi è successa durante la mia vita è stata a 11 anni, me la dico questa cosa perché è stata bellissima, io ho fatto un'esperienza di mimo. Sapete che cos'è il mimo? Qualcuno di voi ha fatto mai un po' di teatralità con il mimo, no? Vi ricordo qualcosa giusto, non so. Ma questa così, tipo così, non mi ricordo. Era una cosa tipo, io avevo 11 anni, ero la mascotte del gruppo, e questi dicevano, tutti adulti erano, cioè per dire, no, buttarsi, fare queste cose qua, che poi ti lasciano una traccia, non sai che cosa ti lasciano una traccia. Ah, e un'altra evoluzione mia, in realtà è questa. Intanto, scusate, io volevo fare un ringraziamento al presidente Ferre, che dov'è? Scusami, dov'è? Eccoti qua. Io volevo ringraziare Coop Lombardia, a te, per aver voluto me quest'anno e per aver voluto fare questo tipo di omaggio ai ragazzi, cioè il mio libro, perché presidente, quel libro è frutto di una persona che non è uno scrittore, l'avete detto voi, ma io te lo dico, il fatto, io ho la saggistica, non c'è bisogno, ma di uno che quando c'era 13 anni, sai che diceva la professoressa italiana? A mia madre? Presidente. Mia madre, questa professoressa, mia madre, diceva, tuo figlio non sa scrivere. Io ho alzato questo libro in alto, non per autocelebrarmi, non me ne frega proprio niente, guardate, per autocelebrare voi, e ogni volta che mi hanno detto una cosa del genere, voi alzate mentalmente questo libro in alto quando vi diranno qualcosa. Questa è la figura della statua della libertà. È così, la libertà, sai perché è signora? Ti ricordi il fatto quando si diceva, ai tempi nostri, non so se si dice ancora nel mondo dei giovani, dei ragazzi, parlate mai di raccomandazione sul posto di lavoro? Onestamente, ditemi sì o no. Si parla di raccomandazione, quindi voglio sapere sì o no, si parla di raccomandazione. Che ci trovo a fare per entrare in quella banca? Che sta là, figlia di quello? Che è quello per entrare? L'ho detto proprio con l'accento tipicamente milanese, non so se è. Allora, ti posso dire una cosa? Come ti chiami? Fabio. Silvia, Fabio, che poi avete sentito parlare di raccomandazione, giusto, perfetto, vi facevate con una faccia proprio giustamente convinti. Ti dico questo, Fabio, chi entra in un posto di lavoro da raccomandato ci entra schiavo di qualcun altro, sempre sotto loro, schiaffo di chi ti ha raccomandato. Tu non sarai mai libero, perché dovrai eternamente qualcosa a qualcuno. Non mettere mai in quella condizione. Se papà o mamma, se ci sono, vi dice guarda che c'è un posto di lavoro, state fermi. Quindi aspetta, che te
niente frega a te. Sono fatti lì, devo andare a parlare, devo dimostrare ai miei compagni, devo dimostrare che so parlare, che mi so relazionare e che lo mento quel posto. Perché chiunque entra da raccomandato ci vive ogni giorno da schiavo. Questa è la cosa più brutta della realtà lavorativa. Non dovete essere schiavi di nessuno. Voi siete figli della rete. Siete figli della rete. Approfittate della rete perché è libera e democratica. A me non mi dice niente nessuno di quello che devo fare. Io devo solo stare attento a non esagerare. Non avrebbe senso prendere Pacchiano come figura, perché io non sono Pacchiano. Io sono un prof, e un prof rimando. Però la rete mi lascia libero, non mi impone nulla. Vi faccio un esempio. Lavorare in rete e lavorare in TV è molto differente. In TV sei figlio e dipendente di un autore, di un regista, di un consiglio di amministrazione che decide qualcosa e ti fa fuori nel momento in cui non rispetti certi canoni. In rete non succede questo. E se raggiungi una popolarità in rete è perché evidentemente fai delle cose in una certa maniera. Cioè questa è una cosa importante. Ecco perché vi dico, sentirete sempre parlare di raccomandati, ma pensateli da oggi in poi un po' come sfigati. Anzi, più che come sfigati, mi piace di più che come schiavi. Cioè, perché è proprio questa cosa, cioè il concetto di essere schiavi, di dipendere da qualcuno, io non lo sopporterei mai. Duri una settimana, dopodiché dici io non ce la faccio più. Se invece entri perché hai delle competenze, entri come ha fatto mio fratello, che dice se non mi mandi là io mi licenzio. A proposito, non ho finito il fatto di mio fratello, lo devo dire, è da dire. Mio fratello lui ha fondato una sua, ti ricordi mia madre? Mio padre è zitto, non si esprimeva, perché mio padre era d'accordo con mia madre, ma tu eri zitto. Mio fratello da quel momento ha detto che io a questo punto mi fondo un'azienda mia, informatico, che adesso ha 50 dipendenti e fattura un pochettino. Quanto tempo ha a disposizione rispetto a quando era dipendente? Molto meno. Perché lui poi aveva il ragionamento, in fondo l'azienda mia, se inizi lavoro e se inizi vado in vacanza. Se io quando ha detto così ho detto, ma non ci credo. Infatti non è stato così. Però adesso è un'azienda sua. La vision, il pensare divergente, il non avere in testa quello che hanno gli altri. Vedi la signora che corso bello che si è messa in testa? Bravissima. No, io condivido, bello. L'essere liberi di esprimersi. E questa è una cosa importante, questa è una cosa che la mia generazione ha sempre vissuto così, sempre così. Io vorrei essere questo, ma è meglio che non faccio questo, io vorrei fare quest'altro, ma è meglio che non lo faccio perché mio padre è medico, io devo diventare medico. No, rompete di questi muri, parlate, provate a superarle queste cose, perché il figlio di un medico può diventare un ballerino e il figlio di un artista può diventare un grande ricercatore. Perché? Perché siamo diversi. Perché siamo diversi, cioè veniamo da mondi diversi. Hai capito? E dici, ma per te è stato facile fare le tue scelte, conservatorio, eccetera, cosa? Ragazzi, per niente proprio. Per niente proprio. E voi pensate che i miei genitori mi hanno sempre detto, ah sì, bravo, bravo. Io andavo a fare i concerti in giro col gruppo gospel all'inizio quando studiavo all'università. E insomma mi sono un po' rilassato negli esami. Pensate che fossero contenti loro? No. Però quella è la mia vita. Io ho soltanto fatto una cosa a un certo punto con mio. Ho detto, mamma, papà, siccome io ormai sento l'esigenza di fare delle cose, allora mi devo campare io. Mi devo campare io. Soltanto questo. Devo prendere le mie decisioni. Devo essere frutto. Devo prendermi le mie responsabilità. E allora ho deciso di seguire un mio percorso piano piano. Non mi scorderò mai il giorno che sono andato via di casa, che mio padre e madre, io stavo portando delle robe da lavare a mia madre. Mio padre ha detto, com'è? E com'è? Dice, scusa, e te ne sei andato di casa? Vivi da solo, lavatele tu le robe. E io dicevo, io non c'ho la lavatrice a casa, non c'avevo veramente, non c'avevo la lavatrice. Allora, lavale a mano.
con acqua calda. Ci ha ragione. Quelle sono belle lezioni. Ditelo. State fare. Ok, allora aspetta. Seconda parte, facciamo un po' di fisica anche, perché non posso non fare fisica quando arrivo davanti agli studenti. Allora, siccome questo, ripeto, non è monologo, come avete visto, io chiedo un po' di interazione a voi, fatemi qualche domanda adesso che sono qui davanti a voi. Chiedetemi qualcosa, se volete, di fisica, se avete qualche curiosità. Anche la signora con la fantastica sciarpa, l'altra signora. Come volete voi, fatemi delle domande perché sono qui a disposizione davanti a voi. Anche curiosità su cose che ho fatto, lezioni che ho messo su, l'idea del libro. Di solito i ragazzi sono molto interessati da alcune scelte un po' meno usual che faccio. Il primo di solito è quello più difficoltà, perché dice, ma proprio io devo alzare la mano? Anche no? Vediamo, gli adulti, vai, dimmi. Prova a parlare così magari. La parabola della palla canestro, ok, perché mi chiedi questo? Perché hai visto il contenuto del backspin? Bellissimo, bello quello. Allora, devo fare, in realtà dalla Federazione Italiana mi hanno chiamato di nuovo perché vogliono fare altri contenuti di palla canestro. Quella era talmente bene che è piaciuto. E devo dire che questa fisica dello sport, se avete un microfono gelato da far girare, se avete un microfono da girare volentieri, così magari proviamo, anche se si sentiva benissimo. Facciamo la lezione di fisica. Senti, vieni un po', mi sentite tutto bene anche se perché la sala è fatta molto bene la sala, la forma, i materiali, quindi gran parte della voce viene assorbita dalle pareti e quello che vi arriva è grosso modo il suono diretto. Cioè voi immaginate la voce come un'onda che cammina attraverso l'aria. Quest'onda è come l'onda energetica di Dragon Ball, è tridimensionale, se ne va dietro, va avanti, da tutte le parti. Quest'onda quindi rimbalza, e quello è il problema delle chiese. In chiesa c'è molto rimbalzo del suono, e quindi quello che arriva alle tue orecchie è quella nota, quella voce, quel parlato, diretto e riflesso. La sovrapposizione di quel diretto e riflesso ti dà la cosiddetta coda del suono, ok? Quindi senti un casino che non capisci niente. In questo tipo di sale, questa è bella, questa c'è una bella acustica, quindi senza la senza centro stereo. Guarda, meritatissimo, perché effettivamente guarda quanto è bello, cioè chiaro. No, pazzesco! Cioè addirittura. Sì. Proprio le tappe. Però capita, cioè è fantastico, questa è fisica, questa è fisica. Allora scusa, torno alla palla. Mi sto talmente appassionando al fatto di fare fisica in diversi campi. Scusa, le signore e anche gli appassionati di cucina. Non avete visto il contenuto che ho fatto con Benedetta Rossi? Benedetta Rossi? Hai visto quello dei bignè? Chi è Benedetta Rossi? È una cuoca. Io ti devo dire una cosa, signora. Io l'ho conosciuta. Che persona meravigliosa. Lei avrebbe potuto fare una cosa da un certo punto in poi. Ma andare tutta a fanculo e godersi la vita. Lo sai che sta facendo? Sta reinvestendo quei soldi sui giovani. C'ha tre, al momento, tre ragazzi dell'alberghiero. A me mi ha emozionato questa cosa. Gli fa lavorare, gli fa creare i dolci, eccetera, eccetera, nuovi contenuti, e questo messaggio in rete diventa sempre più importante, sempre più forte. Il mio primo aiutante. Io sono un aiutante. Lo sapete? Che mi ha aiutato in tre ordini nella mia vita, nella mia psiche. Organizza un po' il calendario ed è il mio creativo insieme a me. È il mio ex studente. Perché io ci ho
visto la capacità di guardare oltre in questo ragazzo. Allora ho detto, piano piano, quando ti diplomi, maggiorenne, ci mancherebbe, eccetera, eccetera. Vediamo, comincerai a fare le cose con me. Allora, questa è la mentalità che invece auguro alla generazione successiva. I soldi, veramente non sono nulla. Perché nella condizione di guadagnare più denaro, il 90% dovrebbe essere reinvestito per espandere, per migliorare, per studiare, per apprendere di più, per allargare l'orizzonte, il 10% per vivere. Perché dobbiamo semplicemente vivere. La Porsche. Tanto se ti compri la Porsche, poi vuoi la Lamborghini. Ti compri la Lamborghini, ti incazzi. Ti incazzi? Perché dice, ma è uscita quell'altra che costa 100.000 euro in più, vuoi quell'altra. E ti compri quella, indovina un po'. Ti incazzi? Non sto dicendo che non bisogna togliersi gli sfizi nella vita, non dico questo, però io ho conosciuto una persona che mi ha insegnato questo, è venuta per fare il contenuto giù, si è messa il grembiule, benedetta. Un filo di ombretto, e abbiamo cominciato a parlare, a fare fisica in cucina, abbiamo parlato di bignè, perché si gonfiano, perché si sgonfiano. Bellissima sta cosa. Cioè, per dire, quando poi tu conosci altre persone, ti butti. Ecco, un'altra caratteristica mia, a 45, io non voglio perderla questa cosa, uscire con quella che dicono uscite dalla comfort zone, che vuol dire? Traduciamo, dimmelo. Uscire un po' dalla proprio zona sicura, diciamo. Vabbè, ma che significa? Fammi un esempio, che significa uscire dalla comfort zone? Se io, per esempio, no, mi metto a parlare inglese con te, do you wanna try? No. Because you do not want to exit your comfort zone. Do you? Yeah, you speak English, but this is going out your comfort zone because you are not used to talking in English with someone. So if I talk in English to you, you are like, no, I know, scusi, parliamo italiano, scusi, perché mi devo fare la figura? Però quello è uscire dalla comfort zone. Cioè sentire quella voglia di dire io faccio questa cosa, ma a me non mi frega niente di essere giudicato. Su 100 messaggi che mi arrivano, uno massacra. Ma sai che cazzo mi frega a me di quello che mi massacra? A me non me ne frega niente. Perché io so che sto facendo una cosa bella, sto coinvolgendo la gente, la sto entusiasmando, sto parlando ai giovani. Perché li rivedo in me, mi sento io vivo, sono vivo, hai capito? Non sono morto, sono vivo, sono felice. Quindi a me di quello che dici, stai banalizzando il sapere, ma come cazzo porti i capelli? Madonna, quando mi toccano i capelli adesso, come sto bene, sono belli, che me ne frega a me. Il problema è anche che non ho tempo per pensare a chi dice queste cose, non c'ho tempo, non c'ho voglia, è fiato sprecato. Ecco perché lo dico, se questa cosa la conquistate a 23, è fatta. Io non l'ho conquistata a 23, e questo è il problema. Io sono fiorito, cioè, vi ho detto il gruppo gospel, no? Io dirigo questo gruppo gospel da 20 anni, 25 anni, sono anche musicista, salvo sui palchi, però alla fine sono stato più o meno nella comfort zone, fino a 38. Un giorno, 2016, ottobre 2016, nominavo al CERN prima, vado per la prima volta al CERN, faccio questo corso per docenti, uscito dal comfort zone, ho partecipato a questa cosa, mi hanno selezionato, ho detto che parto. Quanto è stato discomfortable quel viaggio, veramente discomfortable. Io non volevo andarmene. Cioè tutti, ma sei scemo, non vuoi lasciare casa per una settimana? Ragazzi, ho studiato a Bari, mi sono laureato a Bari, ho fatto i miei concerti a Bari, ho cominciato a lavorare in provincia di Bari. Non sono come molti, sono stato molto più fortunato rispetto a tanti colleghi che per poter cominciare a insegnare sono andati fuori, hanno dovuto lasciare le loro regioni per andare in altre. Sono stato molto più fortunato. Quindi quella prima volta rompo gli schemi, arrivo là e sento che
parlavano di bosone di Higgs, di energia, di cui io, cioè, avevo, ecco, quello che mi portava verso di loro l'attenzione era la fisica, no? Si parlava di fisica, ma in inglese. E io ho detto, ma io sono un imbecille. Io sono un imbecille, cioè io come posso a 38 anni non essere capace? Poi facevo l'accesso ai documenti, era tutto scritto in inglese. Ho detto, no, qua bisogna fare qualcosa. Allora sono tornato a casa. E che cosa ho fatto? Ma dite voi, che qual è stato il primo passo che ho fatto per imparare l'inglese? Ma sentiamo che cosa dicono. Il corso! Va bene. Il? No, la risposta! Come facevo? Che io insegnavo in Puglia? YouTube, come fanno questi con me? Scusi, qual è il primo video che avete visto? Ditemi un video che avete visto, che voi stavate a scuola, avete capito l'argomento che avete visto un video, che speravo che ne stavo, mi ha fatto sta cosa, magari ho beccato i 50 in Italia che non mi servono. Tutto può essere, amici, ho 2 milioni di follower, questa... c'è un vuoto statistico qua a Milano, c'è qualcuno di voi che ha visto un video? Ti giuro, cacchio. Scusi, mi piace vedere, era la mia causa. No. Cos'hai visto? Il principio di Archimede. E perché hai visto questo video? Perché non avevo capito bene il concetto e guardando ho capito che c'erano tutti i disegnini, i video, è stato molto più complesso. E il tuo nome? La stessa cosa che ha fatto Sabrina, io l'ho fatta con l'inglese. Siccome io non ho mai studiato inglese e sinceramente ho avuto un rapporto con le lingue, con il francese in particolare, scuole superiori, scolastico. No. Quando studiavo io a scuola e poi ti ricordi, signor, la cassetta della De Agostini? Mamma mia, questa è proprio una cosa da boomer. Dava la cassetta a 1,99. Tutta Italia si comprava sta cacchio di cassetta. Comprava la prima che era hey! How are you? Fine, thanks. And you? Fine. Finita la cassetta. Poi, tu prendi questa cassetta, la seconda non era più, non era 1,99, era, mi sono scordato le lire, 1000 lire, dai, mi sono scordato le lire, stava a dire 1 milione di euro. No. La seconda era più 1000 lire, la seconda era 12.000 lire, la terza 19.000 lire, e quindi tu, English is over, abbandonami tutto. L'altra cosa, il corso, inizio il corso, 25 euro la lezione, diciamo oggi, 25 euro la lezione, inizi, esercizi, metta a fare esercizi, e abbandono il corso. È statistico, signora, è così. Il viaggio all'estero, sì. Hai ragione, il viaggio all'estero è una grande opportunità per chi se lo può permettere. Uno. Due, per chi ha il coraggio di fare quel salto col cuore. Ma oggi c'è la rete. Tu ti ficchi due cuffie nelle orecchie, che ti piace? Scusa, dimmi un argomento a te che ti piace proprio. Assaggio, cioè, sei appassionato di un personaggio, un cantante, uno sportivo o un argomento. L'agricoltura. L'agricoltura. In English, agriculture. Proprio così si dice. Ti vai a cercare un podcast sull'agriculture, perché a lui piace quella cosa. Cioè, lo appassiona, lui ascolterebbe ore. Che ti piace a te? Una cantante, un attore, un argomento scientifico, tecnico, quello che tu vuoi tu. Vero? Una cantante. E dici, madonna, vorrei sapere tutto di lei. Sull'equitazione. Equitazione, ma ti piace lo massaggio, tu saresti ora ad ascoltare, okay. Ti vai a cercare un podcast sull'equitazione, però amore mio, non so come si dice l'inglese equitazione. La onestà è agriculture, allora. Io sono appassionato.
capo della saga Alien. Io Alien l'ho visto 38 volte. Aliens scontro finale l'ho visto 45 volte. Tutte le mutande che si portavano in giro. Io adesso ascolto i podcast su Alien. Loro parlano del film. Quanto capo. Attenzione, qua sono americani e inglesi che parlano nei podcast. Non è che dicono Hi, how are you? No, loro dicono ok, this is the second episode of English Alien, sono qui nella ciocca, ma loro parlano così. Quanto capivo io all'inizio? Quasi niente. Quanto capivo dopo due mesi? Qualcosa. Quanto capivo dopo un anno? Coglievo il senso e mi bastava. Quello è il segreto delle lingue. Lì è il segreto. La persona che va all'estero si trova te faccia contro un muro davanti al fatto che o capisci o non te mangi la pizza. O capisci o non accendi la doccia. O capisci o ti rimani chiusi fuori casa. Quello è. Quando venne un americano a Monopoli a studiare il pianoforte, quello è rimasto fuori, chiuso fuori casa, gridava, tutti in inglese diceva le cose in inglese, nessuno capiva niente, naturalmente. A un certo punto ha avuto l'infusione dei santi, cioè la palla di italiano, e gli ha detto qua, ovviamente a gridare in italiano, questi mi fanno congelare vivo stanotte. Cioè, quello però è il bisogno. Invece da casa, col podcast, tu fai quello che ti pare, quando vuoi. Tu dici, quando hai tempo di ascoltare il podcast in inglese? Non ce l'ho. Però io faccio colazione la mattina. Invece di sentire il presidente Meloni ha detto la stessa cosa che ha detto ieri, mi ha detto due giorni fa e ti dirà domani. Berlusconi ha detto quella cosa che ha detto ieri e ti ha detto due giorni fa. Volevamo anche informarvi che in Russia e Ucraina purtroppo la situazione è sempre la stessa. Volevamo anche dirvi che il gas purtroppo è non è. Non sono rotto le palle di ascoltare sempre queste cose qua, mi metto le mie cuffiette, ma ascolto il podcast in inglese. E mi immergo in mezz'ora a colazione, in cui abito in un'altra parte del mondo. Perché nelle mie orecchie parlano due persone tra di loro la lingua, ed io colgo nomi, verbi, modi di dire, e tu li senti. Avete un fratello voi piccolino di 4 anni? Chi ce l'ha un fratello di 4 anni qua? Tu. Tuo fratello di qua? Con fratello sorella? Fratello, tuo fratello sa scrivere? A 4 anni? No, io voglio 4 anni. Zozzati. Nessuno ha un fratello di 4 anni. Cugino. Nipote, signora. Tuo nipote di 4 anni sa scrivere? Sa leggere, ma parla. Ha voglia come rompono le palle. A 4 anni, come si fanno capire? Ecco perché, se voi cogliete questo bisogno, che la lingua è il farsi capire, quando inizierete a lavorare, voi avete a che fare con tutti i clienti del mondo. A differenza della vostra amica, che non lo potrà fare, perché non sa parlare le lingue. Questa è la cultura, questo è l'uso della conoscenza, avere chance in più. La conoscenza ti rende appetibile al mondo del lavoro, ti fa fare i clienti, ti fa lavorare, ti fa stringere amicizie. La conoscenza ti rende sexy. Questa è la verità. Perché una persona intelligente è una persona sexy. Sì, certo. Non è solo il fisico che è sexy, anche la mente è sexy. Sentivo il professor Riccardo Zecchina dell'Università Bocconi, di Milano, sono a Milano, ascolta perché sono a Milano. Diceva Zecchina, Science Intelligence a Bocconi, diceva: uno studio dimostra che studiare un millimetro quadro del cervello, quanto è un millimetro quadro? Un millimetro cubo. Quanto è un millimetro cubo? Questo dito, la prima falange, è un centimetro cubo. Quanto è un millimetro cubo rispetto a un centimetro cubo? Vi telefonate? Come usano? Un centesimo. Metà.
10 volte meno, non una, quelle millimetri, centimetri, attenzione, non darmi su, poi metti il conto. Un millesimo. 10 alla meno, 10 alla meno 3. Un millesimo di questo dito è un millimetro cubo. Un millimetro cubo di cervello, tu lo ricostruisci. Cioè, adesso quanti anni hai tu? Fantastico. Davvero, ti sei materializzato. Ma veramente stava qua. Un po' per invece di dito. Alla 15 informazioni. Quante sono 10 alla 15 informazioni? È la prima domanda. E la seconda domanda, voi pensate alla risposta, infatti. La seconda domanda è: ma quanto caldo fa qua dentro? Ma volevo spingere. Pure in aereo, cioè, mi sono sbagliato. Quante sono 10 alla 15 informazioni? Un trilione? Brava, quasi 100.000 miliardi di informazioni. Sai quante informazioni servono per descrivere il sistema solare? Il sistema solare di meno. Ecco perché quello che abbiamo qua dentro noi non lo siamo. Questa è la verità. Noi non siamo il cervello. I social, ahimè, che hanno partorito me, partoriscono anche altra schifezza che ci distrae dai problemi veri e dalla voglia di essere competitivi. Quando una volta si andava in biblioteca a cercare le informazioni, era buono. Era buono. Perché tu dovevi sacrificarti, andare, prendere un pomeriggio, andare là, andate a cercare i libri, leggere, adesso googli l'informazione. Non vi fate fregare da questa cosa. Troppo facile. La lezione mia su Archimede, benissimo, sono contento, che non diventi un'abitudine quella cosa, perché voi dovete essere padroni di voi stessi. ChatGPT, che cos'è? Via alle telefonate. Dimmi. Che cosa fa? A che ci serve? Che ce ne frega noi? Già, ChatGPT. Com'è? Simula una conversazione, ma tu sai che la ChatGPT ti puoi chiedere di scrivere un romanzo e te lo scrive? Ah, tu lo sai, signore? No. E manco io, poi ho imparato dopo, che loro lo sanno prima. Tutto, ti scrive i codici in programma. Io guardo Focus. E che cosa, dove dobbiamo arrivare? A che serve sta cosa? A che serve sta? Cioè è bello, attenzione, io non sto dicendo che è brutto, io sono innamorato della tecnologia, io adoro la tecnologia, è una cosa bellissima, vi sto soltanto dicendo non vi fate fregare, cioè non vi fate fregare, perché voi siete oltre le macchine, Terminator 3, le macchine ribelli, le macchine che prendono il controllo della situazione, non succederà quello che ChatGPT si trasformerà in un androide che spara addosso. Speriamo roba, no, fra Covid, Putin, quell'altro magari per l'Android, TG5, c'è un Android per l'Italia che sta sparando tutte le macchine di te, quello non succederà, però succederà un'altra cosa, che ChatGPT potrebbe rubare la voglia di essere intelligenti a molti di voi, vi prego questo. Dimmi. È come il posto fisso. Bravo. È una. Bravo. Stai facendo il filmato? Mettilo, che questo è bellissimo. Questo è un po' di visualizzazione. E quello è il posto. 8:30. Tu sei attentissimo. È un mio follower. Cioè, quello è la stessa logica del posto fisso. Io ho qualcuno che dà le risposte al posto mio. Non ne vale la pena. Noi dobbiamo essere esseri pensanti, dobbiamo produrlo questo sapere, dobbiamo anche essere divergenti, produrre nuovo sapere,
Einstein è stato divergente. Einstein ha detto: non mi convince l'idea, facciamo fisica, che gli oggetti si attraggono tra loro con una certa forza. La forza gravitazionale, scusate, che cosa dice che cos'è la forza gravitazionale? La legge di gravitazione di Isaac Newton, che dice, via le telefonate, diciamo, pure quelle persone grandi che mi seguono, che dice la legge di gravitazione? In breve, la forza con due corpi si attraggono. Com'è? Due corpi, due masse, si attraggono con una certa forza. C'è una probabilità, c'è una proporzionalità diretta, le masse inversa di distanza, non è quello il punto, si attraggono con una certa forza. A Newton non era convinto però di questa cosa, perché diceva: questa forza fra il Sole e la Terra, i corpi devono essere molto grossi, le masse devono essere molto grandi in gioco, questa forza si trasmette istantaneamente. E questa cosa non piaceva per niente a Newton, cioè lui era imbarazzato dal concetto di forza. Allora arriva Einstein, che pensa divergente. Einstein dice: non c'è nessuna forza, semplicemente gli oggetti deformano lo spazio-tempo. Quindi non è il Sole che viene attratto dalla Terra continuamente, semplicemente il Sole, invece di muoversi su una tela dritta, la Terra, invece di muoversi su una tela dritta, tu pensi, vabbè, il Sole sta qua, la Terra la fai andare su una tela dritta, gli dai una botta e la Terra se ne va. La Terra si muove su una tela deformata. Hai presente la roulette? Come è fatta la roulette? Così. Tira la palla, tira la pallina, comincia a fare così. C'è qualcuno che la sta tirando? No, è semplicemente sta seguendo un moto circolare. È chiaro? Quindi lui parla proprio di questo, di spazio deformato. Pensa divergente. Einstein, un altro genio. No, Einstein era uno che ha messo al primo posto la testa, la creatività, la voglia di fare. E questo, secondo me, è meraviglioso. Più che geniale, direi che è da imitare. Di sfruttare quell'unica cosa che si chiama vita. Una vita teniamo. Una. Due. Che ne sappiamo? Che ne sappiamo di questa vita? È vero, signore, che mi fa così? Che ne sappiamo di questa? Che poteri abbiamo su questa vita? Nessuno. Se siamo credenti, almeno abbiamo una speranza. Se siamo... chi è che crede nella reincarnazione? I buddisti. Se siamo buddisti, almeno sappiamo che dopo arriviamo. Ma se non siamo né credenti né buddisti, una vita abbiamo e la dobbiamo usare al meglio.